Direttore, ben trovato. Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie per essere con noi, anche perché siamo a poche ore da una partita molto importante, credo, per un settore a te molto caro, che è il settore giovanile. Sì, perché noi pensiamo che un po' un premio per i ragazzi, no? Per il lavoro di tutto l'anno. Al di là del risultato, vincere o perdere questa partita, ma un percorso di lavoro già iniziato 2 anni fa, no? Quindi. Senti, tra l'altro mi ha colpito una frase che tu ci dicesti qualche tempo fa in un'intervista che facevamo per la TV, per il Salotto Viola, e dicesti, beh, insomma, noi bisogna cominciare a ragionare anche sui ragazzi che in passato erano qua e non ci sono più. In futuro, insomma, questi ragazzi vanno tenuti. Quindi vuol dire che ci sarà una politica diversa da questo punto. Esatto, no? Perché alla fine parte dell'identità di una società te la danno i giovani, no? Quelli che crescono con noi, no? Quelli che sentono la Fiorentina come parte della crescita della sua vita. Quindi dobbiamo pensare a tenere loro il più possibile con noi, no? Non tutti possono andare in prima squadra, ovvio, ma anche fare calciatori utili anche in Serie A, no? Sai che in studio hai un grande esperto del settore giovanile, che è Giovanni Galli. Vai Giovanni, tocca a te. Dai, tu sei abituato a fare anche domande, che sei anche un grande giornalista. No, che direttore, io sono poco fa fuori onda ha detto, se mi fa una proposta Massiao della Fiorentina non si parla più di Milan. Non si parla più di Milan. Attenzione, perché sennò finisce al Milan. No, con Edoardo sono arrabbiato per una cosa sola, ma gli voglio anche chiedere perché quando eravamo sempre quando io ero alla Fiorentina a suo tempo, abbiamo fatto la corsa sullo stesso giocatore che poi dopo lui ha portato al Liverpool, sì. E si sono, però ho perso le tracce di Obertan, ti ricordi? Francese da Bordeaux, no? E era un ragazzo che aveva dei numeri straordinari, no? E poi dopo si è un po' perso. Che cosa... No, che a volte arriva. Perché avete preso lui e N'Gog. Sì. Sono due calciatori di grande livello, no? Ma bisogna capire che questi calciatori che arrivano molto giovani, una squadra, una società così importante come il Liverpool, dove davanti tu hai dei calciatori, diciamo, Gerrard, Torres, Xavi Alonso, Dircao, non è facile per loro, no? E quindi bisogna capire un po' come gestire questi calciatori. Invece altri giovani che sono arrivati dello stesso modo, faccio adesso Lucas Leiva, no? È diventato uno dei calciatori più importanti, Martin Kelly, Raheem Sterling, che è arrivato con noi a 15 anni a Liverpool, no? Adesso sono diventati i grandi calciatori di prima squadra, no? Ma è difficile, no? Stiamo parlando di una grande società, quella squadra, come Liverpool. Quella di Lucas, era la squadra di, c'era Anderson, giocavano insieme in primavera, no? C'era Lucas Leiva, Anderson e poi Edoardo, che è il nome tuo, che è andato allo Schalke 04 in Germania, in Russia, poi dietro loro c'era un ragazzino adesso molto famoso, no? Fernandinho, giocando al Tattardone, ha pagato tanto, no? Cioè, quindi c'era una generazione di giovani calciatori molto interessanti. Beh, è bello andare in giro, no? Perché credo che la soddisfazione per Edoardo è andare in giro per il mondo, avere la fortuna, no? Di trovarsi ad assistere a una partita dove dove ti entusiasmi perché vedi dei talenti, capito? Cioè, porca miseria, no? Ti si illuminano gli occhi. Ecco perché la bellezza del settore giovanile. Poi dopo comprare Gomez a 25 milioni, 20 Fasi, milioni. Cioè, no. Io però quello no, è vero, no? Quello che a me piace della Fiorentina e sono contento è che io da tifoso vedo dietro una struttura, un gruppo di persone importanti. Io ho parlato, sono stato una mattina intera con il professor Enzo Vergine e mi ha detto delle cose che mi hanno emozionato, come nascono i giovani, come vengono portati sui giovani dalla scuola, c'è un lavoro dietro pesante. Sì, perché bisogna capire che la formazione di un calciatore non è soltanto calcistica, no? Perché adesso il calcio è diventato un mondo molto competitivo, no? Uno deve essere preparato per sfidare tutti i resti della vita, no? Non solo giocare al calcio, ma anche dopo il calcio, cosa facciamo dopo il calcio? Fondamentale, tutti. Strutturare la testa di un ragazzo, no? Tante volte diciamo purtroppo i ragazzi che giocano calcio
nascono di un profilo di famiglia umile, che non hanno una formazione culturale, no? Quindi questi ragazzi che non vanno alla scuola, poi diventano calciatori, poi vogliono fare l'allenatore, che hanno bisogno di una formazione personale per far diventare loro persone più forti, e questo è una plusvalenza per il calcio, perché se un calciatore è soltanto l'aspetto calcistico non basta oggi, deve gestire la pressione, deve capire l'automotivazione, deve pensare in campo, non aspettare cosa gli dice un allenatore che deve fare in campo, no? Sono tante cose, esatto, quindi è una scelta molto importante il lavoro con la testa. Senti, ti chiedo di ragionare da italiano, anche se sei uno spagnolo che ha girato il mondo, sei un cittadino del mondo. Sai che siamo messi male, che oltre il 53% dei giocatori arrivano dai campionati stranieri, dal 2009 oggi molti fallimenti, tra l'altro siamo una nazione in controtendenza, laddove la tua Spagna, la Francia e la Germania stanno abbassando notevolmente i ricassi stranieri, noi aumentiamo anche con effetti brutti per il settore giovanile. Allora dove sta la verità? Qual è l'unità di misura giusta? Io penso che su questo aspetto io ho parlato tante volte con tante persone, no? Bisogna ritrovare l'identità, no? Il calcio italiano, mi ricordo da giovane, quando ero calciatore dal settore giovanile del Valencia, uno sognava con giocare al calcio italiano, era il calcio più forte, dove c'erano tanti talenti italiani, tantissimi, insieme a grandi calciatori stranieri. La domanda è, dove ci sono adesso questi talenti italiani, no? Questa è la domanda, e su questo chi deve lavorare, chi deve formare meglio il giovane italiano, perché il talento c'è, quindi l'Italia è un paese di una grande tradizione calcistica. Quindi Giovanni, no, voglio chiedere a Edoardo, proprio per quello che sta dicendo adesso, però devi convenire su un fatto, che oggi il ragazzo straniero, o perlomeno quello che arriva da un'altra federazione, ha sicuramente più opportunità, diciamo, ha sicuramente più, è più tutelato da parte della società, perché magari c'è un costo superiore, perché no, e allora magari al giocatore straniero gli viene data una possibilità in più rispetto al giocatore italiano. Certo, perché no, voglio sapere se condividi, ora non sto parlando della Fiorentina, anche ti dico una generale cosa, questo è stato un po' la base che noi abbiamo deciso portare avanti con il lavoro al settore giovanile, quindi noi cerchiamo il talento italiano. Di tutti i calciatori che sono arrivati al settore giovanile negli ultimi 2-3 anni, praticamente il 90% sono italiani. A volte che il lavoro nostro di monitorare il calcio internazionale ti fa trovare qualche ragazzo di certo livello straniero, no? Ma dopo cercare bene in Italia, no? Perché io sempre ho detto una cosa, il modo che il calcio deve essere fatto è controllando tutto quello che è vicino a te. Quindi se io non controllo la Toscana non posso andare a Reggio Calabria, non posso andare al Friuli, se non controllo l'Italia non posso andare a Francia, non posso andare alla Spagna, se non controllo l'Europa non posso andare America, no? Quindi cosa fanno tante volte le società? Invece di andare al posto più vicino, direttamente vanno nel Brasile a portare, o all'Africa o a qualsiasi posto, no? Quindi questo è sbagliato. Primo controlla la tua regione, poi il tuo paese e poi vai al mondo, no? Senti, ma è vero che in Italia siamo ancora troppo mammoni, cioè li facciamo diventare vecchi in primavera, arrivano in primavera. Noi consideriamo un giocatore di 22 anni in Italia un giovane. In Inghilterra, campionato che tu conosci molto bene, la Premier, a 17 anni si va ai mondiali se sei bravo, è vero? È vero, perché ti parte da un supposto diverso, no? E non ti deve giudicare un ragazzo per l'età, ma per la tua capacità. Ovvio che a un ragazzo giovane, sia di 18 anni, sia di 22, gli devi dare fiducia. Un allenatore deve capire che deve sbagliare per forza in campo, deve imparare che sbagliando, cioè, non lo puoi togliere la prima volta che sbaglia, no? Questo è il modo di far crescere i grandi talenti. Quindi se tu hai a 18 anni un calciatore di grande livello, l'unica cosa che ha bisogno lui davvero è fiducia, essere tutelato, poi ti metterà a posto. Ma c'è la prima che sbaglia, va fuori campo, mettiamo un ragazzo di 30 anni, quindi devo dire che Scuffè, a me vederlo, a me fa piacere, anche se gioca Udine, però vederlo in una porta, in una squadra di Serie A,
fa proprio piacere vedere un giovane. Tanti anni non vedevo un portiere così giovane, no? Il calcio italiano, no? Un ruolo così importante. Se pensi che l'ultimo è stato Buffone. Tanti anni a fa. A 17 anni. A 36 ora. Poi non è per fare un parangone, no? Ma Castilla, Víctor Valdés, Reina, Diego López hanno fatto l'esordio in Serie A al Real Madrid, al Barcellona, al Real Madrid a 17-18 anni, perché sono bravi. Altri l'hanno fatto a 20-21-22, altri sono diventati portieri di seconda scelta tutta la vita, no? Lo stesso Courtois, un portiere molto giovane, di grande livello, quindi la capacità la bravura, poi hanno bisogno di fiducia. Senti, parliamo dei giovani della Fiorentina che sono in giro, per esempio Babacar e Bernardeschi ormai sono realtà a tutti gli effetti. Bernardeschi verrà in ritiro con voi a Moena? Andiamo a valutare queste cose, penso che dopo la finale Coppa Italia, no? Perché adesso bisogna essere concentrati sui ragazzi che noi abbiamo, anche quelli che abbiamo la primavera, no? Tutto quello di come andiamo a lavorare, che anche abbiamo delle idee molto chiare. Cominceremo a parlare dopo la finale Coppa, no? O anche dopo raggiungere il quarto posto, un obiettivo molto importante per noi, anche lottare che può essere possibile arrivare al terzo posto. A proposito di stasera, No, io voglio fargli una domanda proprio per questo, per cercare di dare, perché il campionato italiano ormai per definizione è il più difficile del mondo, non è il più bello, no? Allora tu dovessi fare tre interventi. Io oggi leggevo ad esempio Marotta, dice per alzare anche la qualità del campionato, portare le squadre a 18, no? Piuttosto che a 20. Creare le seconde squadre, creare, abbassare al settore giovanile le età. Insomma, ecco, tu dovessi fare un qualcosa per dare qualità al calcio italiano. Io penso quell'intervento di Marotta giusto, no? Anche lui la pensa dal punto di vista della sua società, quindi devo giocare la Champions, se gioco meno partite di campionato posso essere meno stanco, sì, per giocare, no? Quindi un po' un discorso egoistico. Esatto, no? Non c'entra tanto abbassare del 18 a 20, ma una cosa molto importante: i campi di gioco in Italia sono bruttissimi. Tragico. Come si può sviluppare un calcio di qualità se l'erba da una mano, se 10 cm, tutto pieno di buchi? Vero anche me. È un'arma in più per quelli che non vogliono fare un calcio propositivo. Quindi, come un'arma in più che si dà a quelli che non vogliono fare un calcio propositivo, molto difficile per le squadre che vogliono fare calcio propositivo andare avanti. Se tu vai in Inghilterra, in Spagna, in Francia, la Germania, non ti permettono di avere l'erba più alta di 3 cm. Non te lo permettono. Quindi, per questo la palla gira più veloce, la qualità tecnica del calciatore si vede più. Non si gioca sempre a distruggere quello che fa l'avversario, non si gioca, quindi si gioca a imporre la tua identità. Certo. No? È una cosa importante. E poi le scelte dei calciatori e poi gli allenatori hanno bisogno un po' più di calma, no? Così sotto pressione un allenatore, sì, che sulla tua testa ha un pensiero nostro, che ti dice che perdo 3 partite, vado via, quindi non posso costruire niente. No? L'allenatore ha bisogno di avere certa sicurezza, certa calma, certa serenità, altrimenti comincia a cambiare calciatori, moduli, quindi questo non va bene per una partita, cambio tutto, cazzo, è tutto un casino, no? Quello che diceva Edoardo, ad esempio il calcio inglese, noi abbiamo fatto il corso, l'ultimo corso è arrivato un relatore inglese che ci diceva che loro solitamente danno ad un tecnico 18 mesi di tempo. All'interno di questi 18 mesi, no, te devi costruire e devi far vedere qualcosa di importante. Però mi sembra che ora stanno cambiando anche in Inghilterra. Ma almeno, perché voglio dire, in passato era così, perché ovviamente il calcio inglese, io questo l'ho sentito proprio a Liverpool, no? Quando io sono arrivato a Liverpool, prima cosa che ti dice il presidente, il proprietario, che l'ho visto 3 volte in un anno, benvenuto qua a Liverpool, cioè, noi abbiamo fiducia a lei perché
professionista configurato, quindi speriamo che possa portare avanti il lavoro, no? Quindi è un modo, loro hanno un modo di pensare molto facile. Quando prendono una persona a lavorare, pensano che hanno preso la persona giusta, quindi devono dare tempo da a fare questo lavoro. E questo, cioè, questa è la mentalità. Può essere 18 mesi, 6 mesi, sì, 2 sì. mesi, no, lo devi dimostrare, ma almeno loro quando ti scegliono, sia come allenatore, come una parte dello staff tecnico, come un direttore, ti scegliono sapendo che hanno fatto una scelta giusta. Quindi d'ora in poi è la tua responsabilità sviluppare il lavoro, no? Quindi ti danno questa fiducia. Gianfranco, io vorrei parlare di stasera anche, perché io sono tifoso, cioè per me la Fiorentina è la Fiorentina, la Fiorentina è il gruppo. E per me stasera è come andare a vedere Mario Gomez o Rossi o Neto, però mi stanno un po' smontando, perché mi dicono la Lazio è forte, 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 forte. Io voglio portarmi a casa la Coppa, cioè, non parto perdente. No, infatti, oh, infatti, okay. dobbiamo cioè, vedere. Io voglio una andare cosa. Allo stadio e divertirmi. Le due squadre che sono arrivate alla finale di Coppa Italia, primavera, sono le due squadre prima in classifica. Allo stesso girone. Non è un caso. Esatto, no? Quindi ti fa capire il livello del nostro girone, no? La Lazio è una buona squadra, no? Hanno un patrone di identità diverso al nostro, e noi abbiamo la nostra identità, no? Secondo quello che noi vogliamo fare come Fiorentina. Quindi sarà una partita dove una proposta di calcio confronta un'altra, no? Quindi il 3-1 io me lo posso giocare tutto. No, ragazzi, chiamiamo Mourinho, dai. Stasera chiamiamo il Mourinho. hanno l'illusione, la voglia di far bene, no? Ecco, quindi... Ma a proposito di questo diceva Gianfranco, il discorso mi interessa molto, perché in questi anni qui alle Diradio abbiamo fatto degli autentici dibattiti sul tema. Tu, dal responsabile del settore giovanile, metti in testa alle tue priorità la coppa e lo scudetto, o metti in mai, testa la priorità? Mai. Quindi contano, ecco. Conta la coppa della prima squadra, sì. Della prima squadra. Il settore giovanile, lo dico molto chiaro, sì. È un percorso di formazione dove vincere è parte della formazione, ma bisogna capire come si deve vincere. Quindi si deve creare questa mentalità vincente. Cioè, un ragazzo che va in campo e vince una partita mi deve dire: direttore, abbiamo vinto per questo, questo, questo. Allora va tutto bene, perché sai cosa hai fatto in campo. Il problema è quando tu hai vinto una partita e gli dici al ragazzo: ma abbiamo vinto, ma come? Ah, boh, non lo so, ha fatto gol Gondo, abbiamo vinto. Quindi questo mi fa preoccupare, no? Quindi vincere deve essere una parte della formazione, quindi bisogna capire come vincere. C'è la mentalità vincente, quello che ti dà le prestazioni vincenti. Prestazione vincente di una partita non ti assicura la prossima settimana. La mentalità vincente ti dà le prestazioni vincenti, quindi ti può dare più certezza di vincere oggi, domani, dopodomani. Certo. E si parte sempre, io aggiungo, sì. Dalla cultura della sconfitta. Esatto. Gestire la sconfitta. Sai chi l'ha insegnata questa frase, Edoardo? La cultura della sconfitta. Se te capisci, no, vabbè, lui lo conosce anche, Edoardo. Se te conosci e sai, perché lui dice giustamente, chiede ai suoi giocatori perché hanno vinto e come hanno vinto. È lo stesso discorso di dire: come la gestisco io una sconfitta? Perché ho perso questa partita? Perché la mentalità vincente parte dalla cultura della sconfitta. Sbaglio, non lo so, si fa fatica. Perché il modo di migliorare è imparare. Perché se te ti trovi sempre le attenuanti, perché ho perso perché l'arbitro mi ha dato un gol in fuorigioco, oppure perché l'arbitro doveva ammonire o buttare fuori quel giocatore, o perché non l'arbitro cresce. No, assolutamente. Ho trovato una squadra più forte, probabilmente il mio lavoro deve essere improntato in una maniera diversa, devo crescere in una maniera diversa. La prossima partita, quando ci incontreremo, vediamo se io ho capito perché ho perso. Era quello che volevi dire. Esatto. Così si può imparare, no? Non cercare gli alibi, ma sapere le cose che ti fanno, quello che ti può dire perché o come hai vinto, perché non hai vinto. Edoardo, tra coloro che giocheranno stasera, no? Della formazione titolare Fiorentina, chi sono quelli secondo te più pronti per la prima squadra? Io ti dico, quelli più pronti, ha detto, nella primavera
è difficile di valutare, no? Perché purtroppo sono ragazzi, la nostra primavera è la più giovane del campionato, ragazzi che vanno da 16 a 18 anni, no? Quindi fare il salto da 16, 17, 18 anni alla prima squadra adesso è difficile. Ma è ovvio che calciatori come Benuti, calciatori come Mavrigali, calciatori come Gondo, lo stesso Bango che è giovane, Petriccione, ti stanno dimostrando una maturità di crescita. Infatti Montella gli sta facendo assaggiare. Esatto, perché è un modo di essere una unica società di calcio, non una prima squadra, un settore giovanile lontano. Noi siamo una società di calcio, siamo la Fiorentina, quindi l'allenatore della prima squadra deve anche conoscere i nostri giovani e conoscere loro per il nome e il cognome. Questo è molto importante, perché un allenatore di prima squadra deve dire: no, voglio Bernardetti, voglio Capecchi, voglio Bango, voglio Abdul, voglio questi in la mia squadra. Per me è sbagliato quando un allenatore dice: mandami un difensore centrale o due esterni e un portiere. Questo vuol dire che a lui non gli interessa per niente i giovani, no? È molto importante che l'allenatore di prima squadra chiama ai calciatori per nome e cognome, no? Il nostro calcio è quando mancava un giocatore della prima squadra, chiedevi al settore giovanile e magari si era fatto male il terzino sinistro, chiedevi un giocatore al settore giovanile e ti mandavano il più bravo, ma che magari era un terzino destro oppure era un centravanti, no? Esatto. L'abitudine una volta era che ti mandavano il più bravo. Questa è secondo me la strada giusta per dare continuità, ma per dare anche a questi ragazzi che oggi vestono la maglia del settore giovanile la speranza di poter arrivare alla prima squadra. Cioè l'obiettivo deve essere questo: io devo crescere, devo migliorare perché voglio arrivare lì, e quello deve essere, non l'esatto contrario. Arrivano lì solo quelli che sono più bravi, altrimenti togli la speranza a tutti gli altri. Ne arriva uno e gli altri butti tutti via. anche per motivazione, no? Perché per un ragazzo giovane il fatto di essere chiamato per il tuo nome, per il tuo cognome di un allenatore di prima squadra è una motivazione in più, certo. No? Perché io sono di quelli che penso che i ragazzi non arrivano, dobbiamo noi fare che loro arrivano, quindi dobbiamo lavorare noi per i ragazzi, non aspettare che loro arrivano. Sì, sì. Non prendere 50 calciatori e aspettiamo che ci arriva qualcuno, no, ti prendi 50, lavora per portare 50 in prima squadra. Questo sarebbe perfetto. Sarà ma non addormentarti, sì, sì. Dire no, cioè, ma arriva uno dei 50, va bene. No, dobbiamo aiutare il ragazzo, lo dobbiamo motivare, lo dobbiamo far vedere che c'è questa possibilità. E quindi facciamo così, il ragazzo lavora più e cresce più. Mio nipote due anni fa lo accompagnava, giocava nell'isolotto. Zio, mi viene a vedere che gioca contro la Fiorentina. Ho detto sì, va che vengo. Disastro, un'asfaltata 12 Piccino, a 1. Ecco. No, ma è vedere come ragazzini già così piccoli giocano a calcio in una maniera. Dove li trovate? Oh. E poi cioè, sono nel l'uovo di Pasqua. Loro giocano sotto età, è sempre. Erano ancora più piccoli. È il modo, mancando la seconda squadra, è il modo di far crescere un ragazzo. La difficoltà, quindi metto uno di 16 anni a giocare contro uno di 18, 19, deve fare di più. No, quindi soprattutto che a livello hai talento dietro, sì. Per trovare il ragazzino di 8, 9 anni, 10 sì. Che gioca in quella maniera. Questo nasce un po' di quello che abbiamo parlato prima. Una società di calcio deve avere una identità, quindi adesso la Fiorentina può dire: questa è la nostra identità. Quindi puoi vedere una partita di Tordianti Pulcini e puoi vedere una partita prima squadra. Giocano tutti nello stesso modo. È la stessa identità, non è lo stesso modulo, né tanto il modulo, no. È la stessa identità. Mentalità. La forma di sviluppare il calcio, il profilo del calciatore, è vero, tutto, è vero. No? Cioè, questi ragazzini erano veramente. Sì. Come si chiama tuo nipote? Si chiama, non gli dico nemmeno niente perché se no lo posso salutare. No, un crollo verticale. Senti, Giovanni Galli sostiene, secondo me ha ragione, che un ragazzo del settore giovanile dovrebbe dormire con la maglia della Fiorentina. Allora ti chiedo, state riuscendo a trasmettere questo forte senso di appartenenza? Lo facciamo, purtroppo questo oggi l'era dell'internet, della TV, dei grandi idoli del calcio, le grandi squadre mediatiche,
risulta un po' più difficile, no? Io da piccolo dormivo tante volte con la maglia della mia squadra, che era Valencia. Era il Valencia, quindi perché avevo questo, questo senso di appartenenza, questa voglia. Adesso purtroppo che troviamo ragazzi che dopo vedere tanto la TV, l'internet, la stampa, quindi c'è Messi, Cristiano Ronaldo, c'è. Noi cerchiamo di dire c'è Borja Valero, c'è Aquilani, c'è Pizarro, c'è Gonzalo, Mario, questo, Giuseppe, Cuadrado, quindi questi sono i nostri, no? Certo. Non pensare come Messi, pensa come uno dei nostri, no? Quindi cerca il tuo idolo in uno dei nostri, no? Adesso i ragazzi già cominciano a dire, no, oh, mi piace vedere come fa Borja Valero, mi piace vedere come fa Giuseppe Rossi, no? Quindi parlano in chiave della tua squadra, no? E ecco perché è importante comprare grandi giocatori, perché più sono grandi giocatori della prima squadra e più forse si veicola, no, anche questo ma anche modello. Ti dico una cosa, questo può andare bene qualche volta, no? Ma la vera forza di costruire una squadra è prendere un uomo che diventa un nome con te. Certo. Questa è la vera forza di una squadra, no? Qualche volta ti può prendere il nome, ma non è la strada che ti dà la certezza di fare le cose, no? Dobbiamo cercare dei professionisti di grande livello con nome, no? Ma ti dà molto di più fare, prendere un uomo che diventa un nome con te. Quindi sono un calciatore che poi... Che poi si diranno... Questo qui è il figlio di Carlo Conti. No, davvero? Non, non lo voglio fare vedere in televisione, però questo è il figlio di Carlo Conti. Che dorme con la muta della Fiorentina. Che dorme con la muta grande della Fiorentina. Grande Carlo, grandissimo. Si chiama Niccolò, scusami. Matteo. In un'ottica di avere, diciamo, prima squadra e magari anche la primavera, gli allievi che possono lavorare insieme o perlomeno possono lavorare nella stessa struttura, pensi che si possa in Italia ripercorrere un po' quello che fanno in Inghilterra, e cioè che ogni giocatore della prima squadra, no, fa da tutor a un giocatore della primavera o un giocatore degli allievi? È possibile? Cioè, pensi che sia possibile? Si riesce a trasmettere questo messaggio? È anche difficile, ha detto, anche l'Inghilterra. È anche difficile. Ai nostri tempi a Liverpool noi avevamo un calciatore che questo lo faceva benissimo, che era Tammy Ippia, ha detto l'allenatore alle percute. Che subito arrivava un ragazzo giovane, senza dire niente, lo prendeva, parlava, faceva rimanere calmo, sereno, quindi... Anche non gli piaceva che nessun allenatore, nessuna persona dello staff tecnico gli rinfacciava un errore. Diceva, questo a noi che siamo i grandi ragazzi giovani hanno bisogno di fiducia. Era una persona, come dice Giovanni, cioè, un tutore, una mamma, un papà per tutti, no? Poi c'è un altro calciatore di grande spessore in questo senso, è Gerrard, no? Perché Gerrard è uno di Liverpool, è uno dal settore giovanile del Liverpool, è uno dei più forti calciatori degli ultimi 25 anni, è uno che dice al ragazzo giovane cosa che deve fare quando arrivi in prima squadra. Non lasciarmi andare via con la palla, perché che io ti prendo ti la do. Non mi devi rispettare per il mio nome, eh? Adesso per me sei un compagno, quindi se tu hai la pala vado per te, anzi se io ho la pala vai per me, è la mentalità di guerra. No, no, infatti è grande mentalità. Senti, tu conosci bene il Barcellona, no? Immagino. Credo che abbiano in prima squadra 15-16 giocatori del settore giovanile della Gantera. No, mettiamo vicino al 70%. Allora squadra. Forse qualcosa 70%. Di più. 70%. E io ti dico proprio domanda secca, ce la faremo a Firenze un giorno avere 15-18 giocatori in prima squadra del settore giovanile? Abbiamo bisogno di tanto tempo, ma non è a caso solo di Firenze, anche deve essere una cosa che il calcio italiano deve capire. Il calcio italiano deve tutelare i suoi talenti, devi credere ai suoi talenti. Il calciatore italiano deve avere questa priorità a un altro calciatore che non è italiano, ma se le società non ci credono è difficile, non deve essere una politica demagogica, deve essere una cosa reale. Quindi, come mai c'è un paese della tradizione calcistica d'Italia di grandissimi talenti, 4 mondiali, certo. Cazzo. Non è che l'Italia non ha fatto niente, no? Ma, grande domanda. Ma ti dico un'altra cosa, proprio
Cioè, se te pensi che l'anno scorso la finale under 21 è stata Spagna-Italia, sì, ok? C'è dubbio. Allora vai a vedere i giocatori spagnoli. Giocano tutti in prima squadra. Sono tutti in Serie A. Giocano tutti in Serie A. I nostri ce ne sono due, perché uno gioca e tre, Bardi, Immobile e Insigne. Va bene? Ce ne sono due addirittura. Un ragazzo che è andato con i PA in Germania, e terzino destro, che ora non mi viene a mente il nome, sì, e Caldirola. Donate e Caldirola sono che sono andati all'estero. Giocano in Serie A, sì, in Germania. Ti sembra normale? Io dicevo una cosa importante, no? Che quella squadra dell'Under 21 che ha vinto il campionato d'Europa non è che ha più livello che la squadra italiana. È una squadra diversa, un profilo di calciatore diverso, no? Ma se tu vedi questa squadra, il 90%, 85% di questi calciatori giocano con le sue squadre. Invece vai alla nazionale italiana Under 21, il 90% dei calciatori giocano in prestito in altre squadre. Come mai? Questo è il discorso. Questo è quello che... Però scusami, noi siamo il campionato più vecchio, credo, d'Europa. Abbiamo 27,5, quasi 28 l'età media. E anche la Fiorentina, da questo punto di vista, è una squadra vecchiotta, che è 27,5. Vuol dire probabilmente che l'avete preparata per vincere. E questo l'abbiamo capito. No, noi abbiamo fatto un mix tra giovani e calciatori d'esperienza. No, perché a me. Sì, a me non sono mi stati bravi, sono stati bravi. Io te lo dissi subito. Sì. No, io ho sempre detto: loro sono stati bravi. Pradè e Massià sono stati bravi, perché arrivavano da un periodo alla Fiorentina negativo. E essendo due personaggi nuovi, no? Che Edoardo nel nostro campionato e lo stesso Pradè a Firenze, dovevano avere un impatto positivo, per cui sono stati bravi a scegliere l'allenatore, sono stati bravi a scegliere i giocatori. Però non è che puoi prendere tutti i giocatori giovani, perché se sbagli tre partite e infatti, che cosa dissi? A gennaio sono arrivati invece i tre o quattro nuovi giovani. Arrivarono l'anno scorso, poi quest'estate hai fatto ancora, capito? Cioè, sono stati bravi e furbi. Tutto io sempre detto. Adesso bisogna bravi. Essere bravi e furbi. Bisogna essere intelligente e furbo. Le due cose. No, perché, come dice Giovanni, c'era un periodo molto negativo della Fiorentina. Quindi bisognava portare un'identità di calcio che piace a Firenze, no? Perché Firenze è una piazza particolare, una molto città bella, che piacciono le cose così, no? Quindi hanno bisogno di vedere quel calcio che loro vogliono vedere, il modo di portare la tifoseria in campo. Al di là di questo, la prima cosa che deve fare una società che si è trovato per due anni in una situazione così negativa è fuggire di questa situazione, quindi il subito possibile mettere la squadra il più alto possibile, certo, no? Per lasciare il fuoco dell'inferno lontano, no? Dopodiché facciamo la seconda tappa della nostra strategia, no? Quindi cominciano già giovani a essere un po' più vecchi, no? Abbiamo il Volchi, abbiamo il Ridermato, ma questo, che stanno anche imparando il Picciarro dell'Ambrosio. Quando starà bene anche Rebic, mi auguro. Anche Rebic, anche abbiamo Marco Calonso che sta facendo benissimo al Sunderland. Anche Vecino a Cagliari. Vecino che sta facendo benissimo, Marco Calonso al Sunderland, Bernardeschi. Quindi c'era bisogno di portare la squadra lontana del fuoco, dell'inferno. No? Senti Edoardo, allora, il nostro Federico Sartoni ha, come dire, raggruppato per te alcuni messaggi significativi che sono arrivati. Tu sei un autentico idolo per i tifosi africani, lo sai, è una sorta quando di guru, il micro. Anche se noi ricordiamo sempre che sei, come dire, il 50% di una società fatta da Pradè e Massià, no? 50 e 50, dico bene. E da lato merce rara nel calcio, perché trovare due che fanno più o meno lo stesso lavoro, la stessa società, andare così d'accordo, credo Giovanni, è difficile. Una volta c'era direttore generale e direttore sportivo, no? 20 anni fa, però erano figure non sullo stesso livello. Più importante il lavoro in team, no? La forza di tutti insieme fa crescere una società, no?
Dai Federico, più belli. Sì, veloce in carrellata per il direttore 3925727775. Grillo 73 intanto ipotizza, insomma, immagina la coppia, che bellissima coppia sarebbe il direttore Massià con Giovanni Galli, quello che dicevamo prima. Dobbiamo fare un trio. È campagna elettorale questa, io ho capito. Poi, grazie Massià per quello che hai fatto per noi, grande persona, forza viola Davide. Poi un altro ci scrive: ci rendiamo conto dell'importanza di livello mondiale che abbiamo qua. Lo vedrei presidente della FIGC, ovviamente dal 2027, dopo aver vinto 12 scudetti con noi. Viva Edoardo, orgoglio di Firenze, ti vogliamo bene, almeno come Borca Valero, ci scrive l'ascoltatore. Poi un altro ci scrive: sentir parlare di calcio Edoardo è una gioia per noi fiorentini, che siamo un popolo tra i più intenditori del mondo di questo sport. Carlo che ci scrive. Un altro non si firma, ci scrive: questo Massià è davvero bravo. Un altro, Francesco Viola: signore Edoardo Massià, illuminante, usa questo termine il nostro ascoltatore via messaggio. E poi c'è anche così un consiglio che scrive Miguel dal Galluzzo, che dice: grandissimo direttore, c'è un grande talento argentino del San Lorenzo, Angel Correa, per favore non se lo faccia scappare. Sono attenti, sono attenti. Noi come società, tanto sì. Daniele come io, ascoltiamo tantissimo quello che ci dicono alla strada, no? Qualche volta andiamo a cena, qualche volta facciamo una passeggiata, o lui da solo, io da solo, ascoltiamo tanto quello che ti dice la gente, perché... E arrivano spunti interessanti. Sì, perché ti fa capire un po'... Dove sei? Anche quello che alla gente piace, certo. Perché noi come società non possiamo sbagliare. Quindi dobbiamo essere bravi a fare le cose il meglio possibile, e questo anche parte ascoltare la gente, perché noi facciamo calcio per la gente, mica che facciamo calcio per la casa nostra, no? Sì. Noi facciamo calcio per la gente, quindi bisogna ascoltare alle persone, no? Senti, guarda, il presidente Andrea Della Valle ha dato il diktat: si parla di mercato dopo il 3 maggio, va bene? Quindi noi rispettiamo. Abbiamo Elena qua che ringraziamo, capo ufficio stampa della Fiorentina, che ci ha fatto questo grande regalo, e ne siamo veramente grati. Ti dico soltanto cosa: possiamo almeno dire che quest'anno la Fiorentina sarà ancora più forte di quest'anno? Sempre. Il giorno che ti dico che non dobbiamo essere più forte, vuole dire che sono diventato un co... Non so come si dice in italiano, no? Questa parola un po' bruttina, no? Un coglione, bisogna sempre ambire a crescere. La motivazione è sempre migliorare. Però insomma, su base con che la mia domanda era falsamente banale, voglio dire... Ci sono le basi perché la Fiorentina sia più forte. Abbiamo un gruppo forte, ha detto che la nostra strategia deve diventare migliorare, non cambiare. È diverso. Perché non mi piace il ciclo come parola, mi piace più il percorso. Quindi noi dobbiamo portare questa identità di calcio il più lungo possibile, 10, 15, 20, 30 anni. No? Quindi dobbiamo migliorare e dobbiamo evoluzionare, non cambiare. Senti, per chiudere, ci racconti in breve, in pillola, la tua storia di calciatore e poi di dirigente. Tu a che livello? Non ho la fortuna di fare un percorso come Giovanni. Te lo sei scelto sbagliato. Ho finito a 18 anni e mezzo. Tu hai finito a 18 anni e mezzo, ma avevi esordito in prima squadra di Valencia? No. Soltanto qualche allenamento, ma veramente la squadra. Ecco. E da lì poi nacque la passione di stare a fare... Da lì comincio l'università. Un po' anche come consiglio della mia società, un po' come consiglio, forse per il mio modo di essere, di vivere il calcio, cioè il vecchio direttore generale del Valencia, Jesús Martínez, mi dice: ma comincia a fare il corso direttore tecnico allenatore, no? Perché ti parliamo dopo, no? Quindi sono iniziato allo stesso tempo che ho cominciato l'università a fare la preparazione del direttore tecnico. Per il calcio spagnolo anche comprende anche la patente allenatore, no? Quindi dopo 2 anni sono entrato un po' a lavorare, mi diceva: facciamo un provino. Mi hanno mandato a allenare una squadretta gemellata e poi a 21 anni già sono entrato a Valencia. E poi sei stato a Valencia e lì poi hai iniziato sia a lavorare sul campo che fuori, insomma. È un percorso come allenatore del settore giovanile under 15, under 16, allo stesso tempo di osservatore di prima squadra. Ma non andare a vedere Bayern Monaco, Inter e Milano, ai campi rutini, no? A cercare questi calciatori che nessuno conosce, no? Questo mi ha dato una grande forza, no? Crescere un po' da così. Senti, ma è vero che hai un software che ha solo Obama nel mondo? Ce l'avete tu e Obama? È vera questa storia oppure no? Questa è la mia testa. No, non c'è. Io tante volte
dico alla gente, non c'è nessun segreto dietro di questo, semplicemente la nostra capacità come società per sviluppare un lavoro, non soltanto siamo Daniele e io, sono tante persone dietro da noi che soprattutto ci aiutano a non sbagliare, una cosa che è molto importante, no? E questo, comunque se c'è un giocatore a Bora Bora piuttosto che in Lapponia, tu lo conosci? Ah, extracomunitario, non lo possiamo portare. Ricordiamo stasera. Sì, ricordiamo stasera. Intanto la politica dei prezzi, giusta, la Fiorentina, se non ricordo male, ha fatto 1 euro e 2 euro, questi sono i prezzi. Ci chiederete perché 1 euro e 2 euro? Perché è impossibile mandare allo stadio gratuitamente i tifosi. Ci sono delle accise, delle tasse che devono essere comunque rispettate. E quindi la Fiorentina è scesa alla soglia minima, 1 euro in maratona, 2 euro in tribuna, quindi voglio dire accessibile a tutti. Perché è importante, Gianfranco, andare stasera? Perché lo stadio Franchi è molto grande e se siamo pochi assolutamente ci teniamo ai nostri ragazzi, cioè gioca la Fiorentina, esatto, settore giovanile, esatto. Coppa Italia, quindi esserci. È il bel lavoro che stanno facendo i ragazzi. Sarebbe un riconoscimento dalla nostra tifoseria a quelli che qualche anno possono diventare i tuoi idoli in campo, no? Io ho un sogno questa e sera. E intanto metti da parte, come si diceva prima, no? La prima. Sì, metti da parte la? La prima. Vincere stasera. Intanto mettiamo da parte non quella, c'è dubbio, no? Non c'è dubbio. Noi ci teniamo moltissimo. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di seguire il 30 marzo 2011 la vittoria della Fiorentina primavera a Roma. Pensa, fantastico. Quella sera mi sembra ci fossero quasi 15.000 romani. Sorride la mia amica Turra, che allora era sull'altra sponda dell'anno. Che non sorrideva. E devo dire che sentire suonare l'inno della Fiorentina in quello stadio fu un'emozione straordinaria. Un po' di godimento. Tu leggero, Elena, per l'amor del cielo. Tu che sei abituata leggero, a Venditti, no? Quella sera è goduto. Allora, 12 anni alla Rai a Roma. Una roba. E quindi questa è la, come dire, l'imbocca al lupo più grande. Però noi la pensiamo come te. Per noi contano più i risultati del vivaio, cioè lo sbarco in prima squadra dei giocatori del vivaio, che le medaglie. Poi se arrivano anche le medaglie, festeggiamo, di radio sarà la gran cassa di questi festeggiamenti. Però prima di tutto seguiamo il tuo insegnamento. Infatti, neanche quando i ragazzi hanno ottenuto la qualificazione per giocare la finale ho fatto complimenti a loro, no? Aspetto che finisce questa partita per fare complimenti qualsiasi sia il risultato. Comunque sia il risultato, complimenti, giusto. Perché è un percorso di lavoro, giusto. No? Anzi dire, ma non è finito qua, non abbiamo fatto nulla ancora, la strada per la prima squadra ancora una strada difficile, lunga, perché i ragazzi si pensano che essendo la primavera è più vicina alla prima squadra. Essendo la primavera è più lontana, cioè è un processo inverso, quando sei un pulcino, l'atto più vicino, primavera, no, sei lontanissimo ancora. Io credo che gli ascoltatori di Lady Radio, sentendoti oggi, si siano resi conto perché c'è quest'area nuova nella Fiorentina e perché c'è finalmente una mentalità europea, vorrei dire mondiale, insomma intanto diciamo europea, questa è la... È la cosa più bella. Allora noi chiudiamo qua. Grazie ancora. Posso l'ultima domanda? È spagnolo, stasera c'è Atletico Madrid, Barcellona. Pronostico. Uno deve scegliere, quindi ci vediamo ai franchi tutti. Ho detto ci vediamo tutti al franchi. Questa è una risposta molto italiana e poco spagnola. Si dice italiano paracula, però piano piano. A Firenze super cazzo. Grazie anche alla nostra struttura che ha permesso, insomma, oggi, come dire, in qualche modo di modificare il nostro palinsesto. Un grazie cuore a Stefano Sartone e Alessandro Taddei che entreranno con 10 minuti di ritardo in studio, ma credo che ne valesse la pena. Siete di là tutti al vetro, dietro il vetro, a salutare il direttore tecnico della Fiorentina, Edoardo Massà. Grazie per essere stati con noi, restate naturalmente sulle radio e stasera 20:30 tutte al Franchi. Noi abbiamo un sogno di essere in 15.000, lo sparata grossa, però speriamo. Ciao. Lady Radio, la radio viola, molto più che una radio. Seguici su Twitter. Lady Radio.